No. Sì, sì, sì. Io già però dovrei... Prego, sì. Credere. Ad esempio, è difficile intervenire. Ad esempio, è difficile assai, con rispetto verso tutti, in modo particolare verso chi si scende, verso chi è scelto questo consiglio comunale. E ritenendo questo un paese attento, pertinente, eccessivamente litigioso, mi sento mortificato nel vedere chi nei prossimi 30 anni si proporrà ad amministrare il paese rispetto a chi per scelta, per età, per cento della cosa non sarà proponibile neanche per i prossimi 5 anni. È mortificante sentire interventi così vuoti, senza nulla. Diteci cosa voi state proponendo al paese. Diteci cosa voi in 24 mesi avete proposto a questa amministrazione o avete detto al paese. Non siamo stati bravi a comunicare. Io potrei finire subito nel dire. Nel disordine che lei ha lasciato, dottoressa Luana Franco, nel disordine che lei ha lasciato oggi, l'interlocuzione con il dottor Tarzi, dirigente di settore della regione Calabria, dove per abbattere questa scuola dobbiamo avere un'autorizzazione all'utilizzo delle economie. Lei ha votato un progetto dove non si è accorto che mancavano 190. Lei l'ha fatto. Lei ci sta parlando della casa comunale. Non so se è chiusa quella porta, se no prendiamo un progetto. Volete sapere quanto manca per completare la casa comunale? Non meno di 1,5 milioni di euro. Lei si vanta di quel progetto. Lei si vanta del caos che ha lasciato in questo paese. Lei dovrebbe riflettere. È il futuro. Capisco la scuola dalla quale proviene. Capisco la scuola dalla quale proviene. Ci sono stato pure io. Ho preso le distanze. Ho preso le distanze. Di segretari, uomini di partito e quant'altro. Lei continua, come dire, a rimanere in quella marmellata. Al paese dobbiamo risposto. Io non sono qui per dire se mi piace una scelta politica o meno, io sono qui per dire come amministriamo. E quando lei ci dice la strada di Strano Pufo, probabilmente le sfugge qualcosa, anche come posizione logistica. Quando ci dice questo, quando il paese dice questo, molto probabilmente le sfugge qualcosa di logistico, sorvolo sulle offese personali della maggioranza. Difendete, offendete, ci offende quando lei ci offende, quando ci dice se abbiamo letto. Abbiamo letto. Lei ci offende quando ci dice se abbiamo letto il documento. Lei ci offende veramente. Noi abbiamo scritto il documento. A piene mani l'abbiamo scritto. E lei quando ha detto che era poca cosa l'approvazione del dissesto, quando l'ha detto anni fa, veramente, non aveva detto nulla, ma ha votato, non ha avuto mai la consapevolezza delle cose. E oggi più che mai, oggi più che mai, questo ce lo dimostra. La dottoressa Ciccio, quando siamo andati alla casa comunale, la dottoressa Ciccio, la sovrintendente regionale, provinciale, non condivide alcune cose, cioè si sono spogliati tanti paesi, no? Non rendendosi conto di quello che facevamo, di quello che si faceva. Non è una frase, è una frase che non c'è sentito, perché la conoscete tutti, una persona stimatissima, della sovrintendenza. Ma lei ha votato certe cose. Quelle cose gli ha generato bene. Senza mai calarsi nella realtà. Oggi ci fa delle osservazioni. Ma io l'ho visto. Era in enorme difficoltà,
quando l'assessore parlava del bilancio o di quello che abbiamo tentato di fare. E stiamo cercando di fare. Certamente. E non può non essere in difficoltà. E se ci dice della raccolta differenziata, oggi la dottoressa Costa, funzionaria della SUAM, abbiamo chiesto la determina di efficacia. Determina di efficacia. Sai che cosa ci ha risposto? Che alcune non hanno ancora inviato la documentazione, pertanto noi andiamo in regime di prorogazione. Ma visto che lei ogni tanto capita qui prendersi qualche documento per questo mondo, quindi guarda, le sto dando delle risposte, le stiamo dando delle risposte che riguardano i vari uffici. E che si vuole fare? Perché poi si dice che siamo bravi a diffondere, a dire. Io capisco, io non ho mai parlato con la GE, la sua amministrazione. Trova difficoltà quando ci vede che noi interloquiamo. E lei lo sa, perché sera di venerdì faremo un comitato, lo spiaggio, un incontro, ci chiamiamo come volete. Lei lo sa che sul Caologna Tarantella Festival cerchiamo di condividere, lei lo sa, e le cose. E lei lo sa perché su altro vogliamo condividerlo. Anche se ci sbattete continuamente la porta in faccia. Ma noi, siccome abbiamo, dobbiamo dare le risposte al paese, noi continueremo a ricevere sportellate, Maria, ma continueremo ad insistere nel dire che le cose vanno condivise, perché la condivisione determina forza. Non volete farlo? Non accettate la sfida è su questo. La sfida è su questo. Se non l'accettate, vi assumete la responsabilità rispetto al paese, non rispetto a chi amministra. Chi amministra è deputato ad amministrare, voglio dire. Noi vogliamo condividerlo. Ci riuscite? Notiamo forti limiti. Perché lei, dottoressa, ci poteva dire una proposta, ma ce l'ha fatta una proposta. Ce l'avete fatta una proposta in 24 mesi. Stiamo a vederla. Il paese non la legge, non se l'ha mai ritrovata. Poi mi direte che nella campagna elettorale ho detto, ho fatto, ho detto e l'ho fatto, Cavallo. E quando tu ancora sei convinto, Cavallo, che c'è la sorgente a Caologna, sei un consigliere comunale. Con tutto l'aspetto, sei un consigliere comunale. Non puoi dire che diciamo stupidaggini, che non c'è la sorgente a Caologna. E che se le porti tu gli dimostri che la sorgente c'è fisicamente. Che vuol dire? Se voglio aprire un ufficio a Modena non posso aprire un ufficio. Se vogliono avere l'ufficio a Caologna non posso avere l'ufficio. No! Li dovremmo cacciare. Li dovremmo cacciare. Ma non per forza. Ma non per forza. Sono cose che si dicono, ragazzi. Sono cose che si dicono. Perché andiamo a diventare, come dire, ridicoli. Andiamo a diventare ridicoli. Allora, non vorrei divagare. Perché se noi andiamo su un terreno brutto, sciocco, non avete mai parlato dell'Ostro? Ma perché non parliamo dell'Ostro? Perché nei passaggi non fate riferimento all'Ostro? Come dire, viviamo da separati in casa, ma comunque abbiamo qualcuno in casa, dottoressa. Abbiamo qualcuno in casa che comunque di cui noi non possiamo non tenerne conto. Ma lei parla qualche volta dell'Ostro, si interfaccia qualche volta con l'Ostro, non l'ha fatto mai in 5 anni, non l'ha fatto mai in 5 anni. Noi lo facciamo con tutte le difficoltà, con tutte le difficoltà, e non è facile, vero dottoressa, non è facile interloquire con alcuni organismi, ma lo facciamo, ci sforziamo perché è dovuto, se no non ce la facciamo. E lei si sofferma sui 30 anni di lacrime e sangue, boom. Dopo, che violenza abbiamo usato, chissà quanti ne volevamo uccidere e non ci siamo riusciti, ma veramente di queste cose, ma ce la fate una proposta, ce la fate veramente una proposta, credete che questo paese meriti veramente delle cose concrete e non arrampicarsi sugli specchi, Marziale, non serve arrampicarsi sugli specchi, concludo e non volevo intervenire, la porta dell'amministrazione rimane sempre aperta, rispetto alla minoranza e rispetto a tutto il paese. Grazie. Grazie, sì. Qualcun altro intervento in merito? Posso? 5 minuti. Ecco.
No, c'è il limite della parola, non c'è il limite. Dottoressa Franco, non c'è il limite. Presidente, c'è il limite, è una replica, ma io devo garantire che lei si possa esprimere, ma devo farlo nel rispetto anche degli altri. Siamo d'accordo, grazie. Ma vale solo per me. Non vale, vale anche. Che lo slogan, caro assessore, sia il nostro, posso dire lacrime e sangue, mi pare che quelli che abbiano fatto uno slogan per tutta la campagna siete proprio voi, che sarà tutta un'altra storia, o che sarebbe stata tutta un'altra storia. E purtroppo questo loop dimostra che la vostra storia si basa su storie precedenti e che non riuscite a fornire un'altra storia propositiva indirizzata al futuro. Il sindaco parla di proposte, in realtà quelle che ha citato sono nostre proposte, ma ci limitiamo a questo e siamo contenti che siano state accolte. Per esempio il tavolo tecnico, cari consiglieri, assessore. Quindi che si parli di offese personali, mi pare che nessuno si sia mai permesso di fare delle accuse o delle offese personali. Abbiamo sempre parlato di politica, a differenza di qualcun altro, e che si cambi in continuazione la visione e si strumentalizzino le parole che gli altri dicono, ormai è un modus operandi alla quale siamo così tanto abituati che ci siamo anche stancati di ribadire. Da questa minoranza avete trovato solo collaborazione. Ogni qualvolta che abbiamo chiesto che i problemi fossero trattati in modo oggettivo, ci siamo sempre seduti allo stesso tavolo e abbiamo accettato tutti gli inviti e molte volte li abbiamo anche fatti. Quindi, caro sindaco, penso che quando insieme abbiamo detto che sarebbe stata una pagina diversa della politica caulognese, era una frase pensata, era una frase sentita, perché le visioni che hanno una verità oggettiva allora possono essere condivise, i problemi possono essere condivisi. Se da domani mattina si punta ad una storicizzazione regionale del Comune Tarantella Festival, sono questioni condivise. Ma che si pensi che su alcune visioni possiamo tutti, e per forza tutti, dobbiamo avere la stessa visione dei fatti, questa non è una dittatura. Questa, noi siamo in democrazia. Capisco che siate una maggioranza di Forza Italia, capisco che abbiamo una nazione di destra, capisco che abbiamo un consiglio regionale di destra e a maggior ragione che tutta la situazione politica era a vostro favore, meritavamo di avere un documento unico di programmazione serio e realmente concreto. Grazie. Grazie.